Presidente Brivio, in questo fine settimana i cittadini lombardi e veneti hanno espresso una forte attenzione al tema dell'autonomia. Quali sono le sue impressioni sull'esito del referendum? Non sta mai a dare un giudizio politico, nel senso che lancia una suggestione apartitica, certamente però è sempre positivo quando un numero significativo di cittadini si esprime e il referendum quindi va rispettato nel suo esito e anche indagato magari per qualche elemento di miglioramento e di contraddizione che ha espresso, ma certamente un numero significativo di cittadini che coadiuva un'iniziativa istituzionale per avere maggiore libertà di poter nel proprio territorio, nell'alveo della Costituzione, esercitare alcune materie è un dato comunque positivo. Abbiamo avuto una partecipazione che può essere giudicata magari ridotta a quella che era la posta in gioco, che aveva anche una sua, diciamo pure anche qualche elemento di tecnicalità, nel senso che capire bene le materie costituzionali che sono interessate. E anche il fatto che l'assenza del quorum ha magari spinto a un minore protagonismo diretto, nulla toglie però, lo risottolineo, a un evento importante dal punto di vista dell'esercizio di una democrazia. Ora la palla passa ai comuni, alle autonomie locali, alla regione in primis, che da oggi nel Consiglio regionale discuterà sul post-referendum. ANCI Lombardia come si preparerà a questa chiamata? Oggi il Presidente Marone farà una prima comunicazione al Consiglio regionale, che resta l'organo deputato a fare la sintesi, quindi dal punto di vista, è importante sottolinearlo, dalla procedura, è il Consiglio regionale il luogo che deve elaborare, diciamo, la proposta con la quale andare ad un confronto con il Governo e con il Parlamento nazionale. Noi abbiamo fornito da subito al Presidente Maroni, lo faremo anche col Presidente Cattaneo, la disponibilità a partecipare a un raccordo istituzionale perché penso che la Regione debba non solo, come dire, accompagnare questo suo lavoro con gli approfondimenti di natura giuridica, di natura, finanziaria, ma anche con un forte coinvolgimento della società lombarda. La maggiore autonomia non è un esercizio solo che riguarda il livello appunto regionale, ma anche deve servire a ridescrivere i livelli in una regione così articolata, complessa, popolosa come la Lombardia, dicevo, a riarticolare i livelli di rapporto appunto tra la regione e il sistema delle autonomie locali. In questo senso ANCI, insieme anche alla UPL, Unione delle Province, hanno dato disponibilità a far parte sia dei momenti di approfondimento tematico, perché adesso bisogna venire al dunque, quindi andare ad affrontare quelle che possono essere le materie che ha senso portare ad un livello di maggiore autonomia gestionale nella nostra regione, ma anche di contribuire, ecco, nell'interlocuzione con gli altri livelli, diciamo, di governo. Tra l'altro cercheremo di sensibilizzare, proprio ieri in ufficio di presidenza ne abbiamo parlato, ANCI nazionale su questo discorso, perché non è un tema solo che riguarda la Lombardia e il Veneto, ma l'ANCI nazionale deve guardare con molto favore a questi fenomeni che dalle regioni vengono. Non dimentichiamo che già uno è nato in regione Emilia-Romagna e un altro che sta per aprirsi anche nella regione Puglia. Un elemento che è emerso dal referendum regionale è stato la diversa approccio che centro e periferia hanno su questo tema, sul tema dell'autonomia. Le città hanno espresso un parere che a volte si differenziava da quello delle aree interne. Che valutazione ne ha? Sì, io sarei un po' cauto a tirare conseguenze così un po' troppo drastiche perché stiamo sempre parlando di un referendum consultivo che non aveva il quorum, quindi può darsi che siano scattati anche altri meccanismi. Certo, però è vero che questa uniformità, ecco, di una minore propensione alla partecipazione al voto e anche qualche leggero distinguo di qualche punto percentuale sulla natura dei sì tra i capoluoghi e le periferie, pone un tema assolutamente non nuovo, perché vale anche in altre, come dire, in altre occasioni, che è quello di riequilibrare un po', cioè di tenere molto più presenti le ragioni di tutti, quindi le aree marginali, cosiddette marginali o meglio le aree interne, spesso si sentono più di quello che magari effettivamente è, ma è un tema di percezione che va comunque preso in considerazione, necessitanti di livelli di governo molto più vicini dal punto di vista delle decisioni al proprio territorio. Questo
Questo però è un valore per tutti, per chi ha qualche strumento in più, come possono essere le città di grandi e medie dimensioni, ma vale anche ovviamente per i comuni piccoli e medi, in qualsiasi situazione siano, che siano nelle zone di montagna, che siano nella parte pianeggiante della regione Lombardia, delle province di Mantova o di Cremona. Ecco, allora questo mi viene da dire. Questa percezione e questo anche dato di realtà di una difformità e di un'esigenza di vicinanza dei centri di potere deve trovare all'interno di ANCI una capacità di sintesi ancora più importante. In questo senso l'ANCI intende rappresentare tutti dentro questo ragionamento che con Regione Lombardia e con il governo attiveremo proprio perché nessuno si salva da solo, né i comuni capoluoghi possono andare molto lontani se non tengono presente il contesto, come dire, più complessivo della regione e nemmeno però le aree interne, le aree che hanno particolari criticità possono, come dire, pensare di risolvere da soli, ecco, queste loro condizioni, ma proprio la sinergia complessiva, il sistema lombardo nel suo insieme deve dare risposte differenziate ma idonee a tutti i livelli di governo. Infine, un riferimento al lavoro dei comuni che sono stati in un certo senso i protagonisti della giornata di domenica perché hanno gestito le operazioni di voto anche con un sistema elettorale nuovo. Come è andata localmente? Guardi, una volta di più, lo dico senza infingimenti, a costo di essere un po' retorico, i comuni una volta ancora hanno dimostrato di essere quelli che la mattina tirano su la saracinesca con molta semplicità e la tirano giù la sera quando è sicuro che tutto è in qualche modo a posto. L'hanno fatto anche questa volta in maniera anche silenziosa, se non c'era il sistema dei comuni, che avevamo ipotizzato già nel protocollo d'intesa dello scorso anno con Regione Lombardia a garantire tutte le operazioni, certamente sarebbe stato tutto più difficile. Il giudizio che diamo è complessivamente un giudizio positivo, ma attiveremo con Regione Lombardia un confronto di merito per poter raccogliere anche tutte le criticità operative che ci sono state, proprio in uno spirito collaborativo e di migliorare per il futuro questo sistema.